Uomo da onnivoro a energivoro? Beh sì, l'uomo sta cambiando le proprie abitudini, infatti l'energia sta diventando sempre più importante. E infatti voi a casa mica mangiate più il tonno, mangiate le Perché rinnovabili non solo, ma quando? lampadine, no? Il problema delle rinnovabili è anche il quando. Non possiamo tappezzare tutto Sara di pannelli solari se poi un giorno non c'è sole e non abbiamo energia, oppure magari quando c'è sole abbiamo così tanta energia che non sappiamo come stoccarla. Perché consapevolezza nell'usare l'energia? Beh, a dire la verità io non sono consapevole di quello che sto facendo, però consapevolezza penso che sia il perché ormai ci si cura poco dell'energia, si dà per scontata e quindi è meglio tenersi più informati e non seguire tutto quello che viene detto ai telegiornali e in generale nella vita di tutti i giorni e avere maggiore informazione al riguardo. Cosa pensi con il termine smart grid? Beh, allora, l'utilizzo delle rinnovabili rende la questione energetica un po' problematica. Infatti è necessario avere una smart grid, ovvero una rete intelligente, per riuscire a gestire al meglio le nostre risorse, in modo da avere sempre la disponibilità di energia, ma non entrare in sovraccarico. Perché dispacciamento ed energie rinnovabili sono collegati? Beh, io ho un amico che fa dispacciamento e sempre di roba con la E, ma non penso di parlare della stessa cosa. Quindi dispacciamento dell'energia, diciamo che vuol dire come l'energia viene distribuita, perché è importante non portare sovraccarichi o sottocarichi, se si dice così, di energia, in quanto bisogna avere un'equa proporzione tra domanda e offerta. E questo penso sia quello quanto riguarda la distribuzione dell'energia. Termina la frase, energia ora, qui, subito, rinnovabili. Beh, rinnovabili solo quando riusciremo a gestirle, quindi a produrre energia non solo quando vogliono loro, ma anche quando vogliamo noi.